Mamma mia, mi sembra di rivivere un déjà vu. Mi sembra di rivivere un fottuto déjà vu. Io 4 anni fa ero a Padova, Empoli-Napoli sconfitta per 2-1. 4 anni dopo, sconfitta del Napoli in casa con la Fiorentina per 3-1. Cosa in comune? Severin Doces. Per una prestazione di merda. A Empoli, prestazione di merda. Stasera, una prestazione di merda. Posso dire che Garcia ha rotto i coglioni? Lo posso dire. Non dico Garcia out. Chiamatemi illuso, sognatore, tutto quello che volete. Ma io a oggi Garcia out non lo dico perché sarebbe inutile. Sarebbe inutile. E poi se lo esonera in queste 2 settimane e il nuovo allenatore cambia qualcosa, è difficile. Ma io non sono Garcia out. Ok, però ha rotto i coglioni, punto. Ha rotto i coglioni. Cioè, tu prendi appunti, che fa? Li starà a spesa con mogliere, che fa? Che fa? Che fa? Che senso? Allora, tu hai avuto la c'è. No, allora, io la scusa della. Ma la Fiorentina era stanca, il Napoli era stanco, ha giocato la Champions. Non l'avevo sentito. Non l'avevo sentito, era una puttanata. Pure la Fiorentina ha giocato la Conference giovedì e ha avuto meno tempo del Napoli per preparare la partita. E Italiano l'ha preparata benissimo. Ci hanno dato una lezione di calcio. Punto! Tu sei stato disattento, a tratti disunito, al tratto sbagliavi le scelte. Cioè, questo vuol dire che Udinese e Lecce erano fumo negli occhi. E io l'ho sempre detto. Non mi mettete in bocca parole che non ho mai detto. Io non ho mai detto il Napoli è tornato. Lottiamo per scudette, ci siamo, piripicchio, piripacchio, tricchi e ballate. Mai detta sta cosa. Mai! Mai! Chi si azzarda a dire sta cosa lo banno. Perché evidentemente non guarda e non sente i video. Io ho sempre detto, ok, belle vittorie, perfetto, però voglio continuità, punto. Esclusa la Champions che è una partita a sé. Tu con Real Madrid hai ricevuto gi i giusti applausi, ok? Stasera me ne ti fischi. Perché tu questo scudetto, questo scudetto che almeno a maggio ce l'abbiamo bello attaccato qua. Stasera lo hai umiliato, lo hai sporcato, non lo hai difeso. Come disse Garcia tempo fa, i giocatori si ricordassero di abbassare la testa e guardare lo scudetto. Ma che. Ma le vuoi dare direttive? Kvaratskhelia stanco, Zielinski era l'unico che ha giocato qualcosina. Nathan, un'altra partita da 7 per quanto mi riguarda. Ostigard, già capito un cazzo. Ostigard, già capito qua. Meret, ma no, Meret ne parlamma. Meret ne parlamma proprio. Di Lorenzo morto. Ma Garcia quando vuole utilizzare la panchina? Questa è la domanda. Cioè, ci rendiamo conto che la Fiorentina ci ha messo le palle in faccia la Fiorentina. Cioè, noi con Real Madrid abbiamo uno difeso meglio, paradossalmente. Paradossalmente. E abbiamo sofferto di meno. È una cosa paradossale. Cioè, tu allenatore, devi stimolare sti ragazzi. Li devi stimolare. Se tu non li dai stimoli, cazzo al cazzo che giocano un po'. Così, alla cazzo di cane. Che poi sul 2-1 il Napoli ha giocato con inerzia, non con qualche filo logico, con qualche idea in testa. Per non parlare che i nuovi che sono entrati, Kaiuster, Raspadori, Lindstrom, non hanno dato non l'hanno data, non hanno cambiato la partita. Anzi, mi sembrava che stessero in confusione più totale. Cioè, dove sono quelli là che dice un Napoli è tornato? Un Napoli ci siamo pure noi per lo scudetto. Ma dove? Dove? La vittoria del Milan di ieri, al di là di come arrivava, perché non voglio fare polemica, ma hanno vinto a Genova, che è un campo difficile, difficile,
hanno vinto, e queste sono partite da scudetto, quelle che ha vinto il Milan. Queste. Cioè, mancano gli stimoli. E meno male che tu dovevi essere la sveglia, Cristo santo. Meno male, meno male. Io non posso manco urlare, voglio, perché non sto a casa mia, come vedete. Le pareti sono di cartapesta, ok? Quindi si sente tutto. Ma mi sento demoralizzato. Cioè, dopo un bel pomeriggio che ho passato, ok? Che mi sono proprio rilassato totalmente. O Napoli mi doveva intossicare la serata. È giusto così. È giusto così. Ma è giusto. Cazzo vuoi dire? Stanchezza da Champions. Cioè, ci rendiamo conto che la Fiorentina ha giocato con i panchinari? E ci hanno dato tre poppe Bonaventura. Bonaventura ha scassato Quazica da caccia a Scienze contro a noi. Ogni volta che c'è un contro, ci va per risorgimento. Ci ha segnato sempre. 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 No, ma Garcia, o cambia registro, oppure io non voglio essere incoerente. Ok? Perché io cerco di mantenere un mio pensiero lineare. Ok? Però se l'allenatore non riesce a farsi ascoltare dai giocatori o non riesce a stimolarli, poco da fare, c'è poco da fare. E voi vi vedete De Laurentiis dopo che cazzo twitta? Siamo tornati a Bologna, siamo tornati, perfetto. Abbiamo fatto due vittorie, tutto bello, però qualcuno si deve assumere le responsabilità per quanto mi riguarda. E quel qualcuno lo sappiamo chi è. Voglio, fatemi sapere la vostra. Forza Napoli sempre. E passiamo sui 15 giorni di giornalisti che mangiano il biscottino. Perché poi Garcia l'ha pure detto: no, noi cerchiamo di vincere così non mangiate i biscotti. E meno male. Chi le biscotti? Ci fanno una zupperata e insomma. E vai con le notizie. E vai con le notizie. Ma dobbiamo sperare pure che nessuno si fa mai in nazionale. Saranno 15 giorni lunghi e tortuosi. Che schifo. Non mi viene manco voglia di urlare, già faccio. Forza Napoli sempre. Ciao, voglio.